Anche se qualcuno non ci crederà, torniamo ancora una volta a riportare le gesta di Marco Penzo, conosciuto da tutti come Marchetto. Nel pomeriggio di domenica il giovane, in regime di osservazione speciale, ha iniziato ad andare in escandescenze in zona Rivavena, gridando, saltando sopra le auto, danneggiandole, poi si è accanito contro una delle insegne luminose del Ponte delle Zitelle, arrivando quasi a strapparla. Mentre il folle agiva per Rivavena, c'è stato il tam-tam tra le famiglie per avvisare i propri anziani di non uscire. Non è la prima volta che il giovane picchia senza il minimo scrupolo anche persone avanti con l'età. Fortunatamente la polizia, avvisata da più persone, lo ha rintracciato, portato in commissariato, ma dopo pochi minuti, il tempo di bere un caffè, ha riferito una signora terrorizzata di Rivavena, è tornato in circolazione facendo un altro passaggio in sagra. Nuovo intervento fotocopia della polizia locale per poi rilasciarlo nuovamente. Siamo continuamente minacciati, non solo da lui ma anche dal fratello, si sfogano i residenti della zona, ma non denunciamo perché li abbiamo sotto casa tutti i giorni. Non è bello augurare che una persona, soprattutto così giovane, venga portata in galera, ma al tempo stesso non è neppure possibile che un individuo così pericoloso sia libero di fare quello che vuole. Il comportamento di Marchetto, non nuove esibizioni di questo genere, fa pensare a una persona cattiva per natura, ma probabilmente deriva soprattutto da una cattiva educazione ricevuta in famiglia.